Se continuiamo a ripetere l'esercizio visto nel video precedente, l'esperienza insegna che si arriva a riconoscere che l'immagine che ci siamo creati diventa una realtà, come fa pure l'immagine del ricordo. Non si tratta di quello che uno si immagina, ma del processo di trasformazione che si compie. Si tratta all'incirca dello stesso processo che uno compie quando cerca di ricordare un nome. Uno si sforza, si spreme le meningi e dice Alberghieri, no, non è quello. E ad un certo punto spunta come dall'interno verso l'esterno il nome giusto, Alighieri, e si sostituisce a quello sbagliato. Ecco, proprio come i nomi si correggono a vicenda, così in questo ricomporre un'immagine, in questo processo di trasformazione, abbiamo il sentimento. Qui c'è qualcosa che ti appartiene. Hai trovato qualcosa che è dentro di te, ma che non può essere successo nella presente incarnazione. E allora si rivela con interiore chiarezza che questo qualcosa viene da un passato molto lontano. Dobbiamo soltanto capire di avere a che fare con un altro tipo di memoria. L'usuale capacità di ricordare si può caratterizzare come un ricordare per rappresentazioni. Questo tipo di ricordo, invece, questo secondo, è legato a sensazioni, cioè è un ricordare per sentimenti. E questo ricordare per sentimenti ha la sua giustificazione se pensiamo che il nostro ricordare ordinario è una capacità rappresentativa tale che vi si può aggiungere anche il sentimento. Così, ad esempio, è quando riaffiora alla nostra memoria un evento doloroso del passato e si dipinge interiormente in immagine. Noi non sentiamo più il dolore nel ricordo, ne è stato cancellato. Poi, naturalmente, vi sono diversi gradi di intensità del ricordo, ma in generale vale quanto ho detto. Da questo riconosciamo che per la nostra presente incarnazione la memoria è un ricordare per pure rappresentazioni, in cui il sentimento non viene rivissuto nella sua intensità. Invece, quando affiorano alla coscienza altri tipi di ricordi che derivano da sentimenti e da impulsi di volontà, questi non si possono affatto paragonare con i precedenti e quindi dovremmo distinguere nettamente tra questi due modi di ricordare. Il primo modo di ricordare vale solo per la presente incarnazione. Il secondo modo di ricordare, che racchiude in sé quello che proviene da precedenti incarnazioni, diventa in questo modo più chiaro. Possiamo prendere un qualsiasi esempio per supporre questa tesi. Pensiamo ad un uomo che scriva le sue memorie. Ad esempio, prendiamo Bismarck e osserviamo cosa accadde quando giunse al punto in cui descrisse la guerra del 1866. Immaginiamoci cosa deve aver vissuto nell'anima di Bismarck quando egli guidava le sorti degli uomini in lotta con un mondo di impulsi, di volontà contrari ai suoi, e cosa deve essere accaduto nella sua anima quando invece egli scriveva di questi avvenimenti. Sarà chiaro ad ognuno quale differenza ci sta tra queste due rappresentazioni. Quella vissuta il giorno cruciale della guerra e quella del tempo in cui scriveva le sue memorie, la ricordava. Ognuno potrà notare la differenza da quanto il ricordo è sbiadito rispetto all'esperienza vera. Qui vediamo la grande differenza che c'è tra
la rappresentazione per pensieri e la rappresentazione per sentimenti. Coloro che si sono già occupati un po' di scienza dello spirito capiranno cosa si intende quando si dice che la nostra attività di rappresentazione, quando si svolge in forma di pensieri nella nostra vita dell'anima ed è suscitata unicamente da stimoli che provengono dal mondo esterno, ha valore solo per la presente incarnazione. Percepire con i sensi, sperare, provare paura, se tutto questo vive solo nelle nostre rappresentazioni, allora sparirà presto dopo la morte. Appartiene solo a quella singola incarnazione e quindi non ne resterà traccia. Abbiamo già detto che le rappresentazioni che durante la vita facciamo nostre nel mondo fisico e che poi esprimiamo attraverso il linguaggio, valgono soltanto per quella singola incarnazione. Di certo, vi possono essere oggi molti studenti di liceo classico che hanno vissuto nell'antica Grecia. Non per questo riuscirà a loro più facile imparare il greco antico in questa incarnazione. Il destino dell'anima è lo stesso, sia riguardo alla lingua, sia riguardo alle rappresentazioni. Il linguaggio è un'espressione della vita di rappresentazione e tutte le rappresentazioni che vivono in noi si riferiscono prettamente al mondo fisico. Perfino le rappresentazioni sul mondo sovrasensibile sono colorate dalle impressioni attinte dal mondo fisico e dalle rappresentazioni di questa vita. Dobbiamo guardare alla realtà oltre questa veste, perché solo così potremo fare progressi su questa strada. Dopo la morte non ci formiamo più rappresentazioni, ma le vediamo, cioè esse diventano percezioni come lo sono i colori e i suoni nel mondo fisico. I colori rosso, blu e verde l'uomo non li può vedere come nel mondo fisico, ma quello che nel mondo fisico egli si rappresenta in forma di concetti, quello che può essere visto durante l'esistenza fisica solo attraverso il velo della rappresentazione, ebbene tutto questo nei mondi spirituali compare davanti a noi, senza veli. Le immagini hanno la una vita senza corpo. Il materialista considera reali le immagini del mondo fisico. Tutto ciò che i sensi ci possono dare appartiene proprio al mondo fisico. Ma tutto ciò che facciamo nostro attraverso concetti che elaborano il mondo esteriore e quanto è materiale è per le incarnazioni future. Dobbiamo curare l'uomo dal fatto che ciò che egli considera come meri concetti sia solo per la vita fisica, ma in realtà vi è qualcos'altro dietro, come ci mostra il banale esempio del lupo che rimane essenzialmente un lupo anche dopo aver mangiato a lungo soltanto agnelli, no? È evidente ciò che il concetto intesse a partire dal mondo esteriore è la realtà. La forma del concetto muore quando attraversiamo la soglia della morte, ma ciò che è in esso, ciò che di esso vive in noi, questo sarà poi da noi percepito. Il contenuto rimane. Soltanto il modo, il carattere della rappresentazione invece scompare. Nessuno deve pensare che l'uomo resti dopo la morte senza il contenuto delle rappresentazioni, perché questo va oltre la coscienza. Il modo in cui abbiamo elaborato le nostre rappresentazioni, invece, ha un significato solo per il mondo fisico.
A partire da questa coscienza, Hebel scrisse una volta nel suo diario lo schizzo per un dramma. Uno studente di liceo classico, che è la reincarnazione di Platone, non capisce quasi nulla di Platone. Ad indicare che l'edificio di pensiero che è vissuto in Platone non trapassa nelle sue nuove incarnazioni. Per formare dei pensieri assennati su questo tema, bisogna osservare la propria vita interiore e bisogna domandarsi: cosa portiamo con noi come contenuti della nostra vita dell'anima? Parliamo delle rappresentazioni. Queste portano senz'altro a sentimenti e ad impulsi di volontà, cosa che non esclude che si possa parlare di una vita delle rappresentazioni a sé stante nella nostra anima. Certamente ci sono delle persone che quando hanno delle rappresentazioni si infiammano subito violentemente, però si può nettamente distinguere la vita della rappresentazione dalla vita del sentimento. In merito ai contenuti di sentimento, questi si presentano nelle forme più varie, nella polarità tra simpatia e antipatia, cioè tra amore e odio. Poi ci sono sentimenti che possiamo intendere come eccitazioni, che generano tensione, poi rilassamento. E questi non li dobbiamo confondere con la simpatia e l'antipatia, cioè la tensione è qualcosa di diverso. Bisognerebbe parlare molto a lungo se si volessero elencare tutti i generi possibili di sentimento, ad esempio i sentimenti per il bello, per il brutto, oppure per il buono ed il cattivo, sono categorie speciali di sentimento nella vita dell'anima. Abbiamo una tonalità di sentimento diversa di fronte alla polarità bene e male rispetto a quella che abbiamo nei confronti della polarità antipatia, simpatia, eccetera, no? Poi infine abbiamo gli impulsi di volontà, cioè i vari tipi di volizione. Non dobbiamo confondere la nostra vita di sentimento, che rimane chiusa entro l'anima, con la vita che si esplica in un impulso di volontà. Un sentimento vissuto nei confronti del bene e del male può rimanere una mera esperienza di sentimento, ma può esprimere anche di più. E allora, solo allora, diventa qualcos'altro. Si dovrebbe distinguere tra ciò che si avverte come buono o cattivo in altri e ciò verso cui ci si sente spinti nella propria anima. Cioè va distinto tra sentimenti e impulsi di volontà, sebbene tra queste due realtà vi siano diverse gradazioni.